Buongiorno e benvenuti a questo nuovo appuntamento con Studio TG. Apriamo subito con la cronaca perché un'ultima notizia è giunta in redazione perché è arrivata la chiusura del processo di primo grado per quanto riguarda il processo Forteto. Dopo quasi 2 anni si è infatti concluso proprio il processo sulla comunità che ha sede tra Vicchio di Mugello e di Comano, nel comune comunque di Vicchio di Mugello. 23 le persone sotto accusa per abusi sessuali nei confronti dei ragazzi ospitati all'interno della comunità. Ebbene, la sentenza ha rispecchiato comunque sia le attese dell'accusa, perché 17 sono gli anni inflitti a Rodolfo Fiesoli, 17 anni e mezzo per la precisione, quelli inflitti a Rodolfo Fiesoli dal giudice Bouchard. Addirittura sono arrivate pene anche pesanti per gli altri imputati. Luigi Goffredi è stato condannato ad 8 anni, Daniela Tardani a 7, Mauro Vannucchi, Stefano Pezzati e Luigi Serpi hanno avuto 4 anni e mezzo ciascuno. Insomma, queste quelle che sono state le diciamo così, decisioni della Corte. Ricordiamo comunque che il processo è stato lungo, è stato anche travagliato, c'era stata anche tutta la questione della ricusazione proprio del giudice, poi respinta. Ebbene, era attesa la sentenza che è arrivata appunto quest'oggi. Torneremo ovviamente sull'argomento anche nel corso degli altri nostri appuntamenti informativi per avere un po' anche quelle che sono le impressioni. Questa è intanto la notizia che è giunta proprio poco fa in redazione. Andiamo rapidamente invece a parlare di un incidente che si è verificato ieri, di cui dovremo avere anche le immagini, su un pullman di linea della Lazzi sull'autostrada 11. Qui vediamo le immagini girate dai vigili del fuoco. Il pullman ha preso fuoco nel tratto della 11 tra Prato Ovest e Pistoia nel pomeriggio di ieri, all'altezza più o meno del chilometro 23.600 direzione mare. Fortunatamente il mezzo era in fase di trasferimento, per cui non c'erano in quel momento passeggeri a bordo. L'autista si è accorto del fumo che fuoriusciva dalla parte posteriore del pullman ed ha accostato appunto nella corsia di emergenza per scendere e poi ovviamente dare l'allarme. Il traffico si è bloccato per permettere, come potete vedere anche nelle nostre immagini, l'intervento dei vigili del fuoco che hanno spento le fiamme e hanno messo in sicurezza il tratto stradale interessato dall'incendio del mezzo. Cambiamo argomento, io vado a Sesto Fiorentino perché ieri sera c'è stata una seduta fiume del Consiglio Comunale Sestese che si è chiusa con la votazione di una mozione bipartisan, perché mi sembra di capire che ci sia stato soltanto un voto contrario, quello di Forza Italia, sull'inceneritore di Case Passerini. Io dovrei essere in collegamento con Daniele Calieri di Piana Notizie. Daniele, buongiorno. Buongiorno Ilaria. Allora Daniele, che cosa è accaduto nella giornata di ieri, nel pomeriggio di ieri, nel Consiglio Comunale Sestese? Beh, direi l'inevitabile, insomma, ma anche una decisione salomonica, oppure potremmo anche definirla una decisione che non cambia niente. Sostanzialmente la questione era quella dell'inceneritore, l'inceneritore di Case Passerini, che è una struttura, una infrastruttura che verrà collocata geograficamente nel comune di Sesto Fiorentino, ma che andrà a servire l'intera area della città metropolitana. È una decisione, come ha detto il sindaco, a conclusione di un lunghissimo dibattito che c'è stato ieri in Consiglio Comunale, che comunque in ogni modo ormai ha già intrapreso un percorso sul quale non si può più intervenire anche da un punto di vista formale. Per cui, come ha assicurato il sindaco Sala Biagiotti, si riuscirà comunque ad avere una serie di misure di attenuazione dell'impatto ambientale, tipo la costruzione, la realizzazione di alcuni boschi all'interno della piana, se saranno compatibili con l'aeroporto,
e comunque in ogni modo l'accesso al controllo delle emissioni in atmosfera di questo futuro, di questo futuro inceneritore. È vero, c'è stato solo il voto contrario di Forza Italia, perché come ha detto il capogruppo Loiero, Forza Italia si è sempre espressa a favore degli impianti di termovalorizzazione, per cui non c'è motivo di tornare indietro solo perché si va ad accettare la pressione dell'opinione pubblica. Da segnalare la numerosa presenza dei comitati contrari all'inceneritore che hanno riempito la saletta 5 maggio, non che la saletta 5 maggio possa essere definita un grande teatro, però insomma, ecco, erano presenti con striscioni, con megafoni, con il loro anche modo curioso di manifestare la contrarietà all'inceneritore. Ecco, che cosa secondo te comporterà tutto questo? Ma come ti dicevo all'inizio, dal mio punto di vista niente, insomma, perché bisognerà piuttosto vedere se coloro che sono incaricati della realizzazione riusciranno a trovare i soldi. Ora, bisogna dimenticarsi che i soldi venivano garantiti dal Monte dei Paschi di Siena quando fu presentato il progetto e via dicendo, per cui già le difficoltà sono sorte all'interno di questa operazione, perché il Monte dei Paschi ha avuto altre ferite da doversi leccare, e quindi anche questi ritardi per l'inizio. Voglio ricordare che per il cronoprogramma presentato nell'agosto del 2005 l'inceneritore di Case Pasquerini doveva entrare a pieno regime, quindi già costruito, già collaudato nel novembre 2011, doveva entrare a regime e in piena operatività nel novembre del 2012, e credo che in 4 mesi sarà difficile di costruirlo, collaudarlo e metterlo in funzione. È chiaro, ci sono evolute tutta una serie di problematiche legate alla crisi economica e via dicendo, oltre anche alle crisi politiche e alle diverse visioni su questo argomento, però credo che ci saranno almeno altri 5 anni da dover aspettare prima che l'inceneritore possa entrare in funzione. Daniele, io ti ringrazio infinitamente per questo tuo racconto, questa tua opinione e testimonianza. Grazie ancora e buon lavoro, quindi non ci resta che attendere e capire quali saranno gli sviluppi. Un buongiorno a te e a tutti. Grazie Daniele Cagliari di Piana Notizie. Andiamo in provincia di Firenze, in particolare a Borgo San Lorenzo, tra Borgo San Lorenzo e Vicchio, dove questa mattina c'è stato un incidente frontale, un incidente spettacolare, insomma, che ha coinvolto 2 vetture, sembra 2 Fiat Panda, che sono venuti appunto a scontrarsi frontalmente per cause ancora in corso di accertamento lungo la strada statale 551 che collega appunto Vicchio a Borgo San Lorenzo. Nell'incidente sono rimaste coinvolte purtroppo una mamma con il suo bambino di 8 anni e un giovane 20enne, per cui è stato richiesto l'intervento anche dei vigili del fuoco per consentire a quest'ultimo di uscire dall'auto che era finita fuori strada dopo lo scontro. Il giovane stava recando, sembra, verso Borgo San Lorenzo e la donna con il bambino sembra verso Vicchio, però insomma la ricostruzione è ancora sommaria. L'incidente è avvenuto proprio nelle prime ore di questa mattina. Consentire il soccorso al bambino, che sembra sia stato sbalzato fuori dall'auto, è stato richiesto l'intervento dell'elisoccorso Pegaso, che ha trasportato il piccolo all'ospedale Maier di Firenze. Per fortuna sembra non in gravi condizioni, con un trauma cranico. Il ventenne risulta ricoverato a Borgo San Lorenzo, è stato portato in sala operatoria. La donna invece per fortuna non ha avuto, sembra, bisogno delle cure, anzi ha accompagnato il piccolo all'ospedale Maier di Firenze. Ovviamente vedremo durante il corso dei nostri altri appuntamenti informativi ulteriori eventuali aggiornamenti. Andiamo a parlare di treni, perché appunto ieri c'è stato lo sciopero nelle ferrovie, lo sciopero per richiedere più sicurezza dopo quanto avvenuto al ferroviere di Trenord, aggredito con un
una macete qualche giorno fa. Ebbene, sono arrivate le prime decisioni dopo l'incontro tra azienda e sindacati. Dal 26 giugno i 15 treni più pericolosi d'Italia non partiranno senza agenti a bordo. Due i treni interessati anche nella nostra regione da questo provvedimento. Si tratta del treno regionale Firenze-Santa Maria Novella-Arezzo delle 7:08 la mattina e del Firenze-Santa Maria Novella-Viareggio delle 7:53. Quindi questi due convogli sono stati inseriti nella lista, per cui si presume non partiranno dal prossimo 25 giugno se non ci fossero agenti a bordo. Cambiamo argomento, parliamo di maltempo, perché insomma le piogge a scrosci e a tratti intensi hanno continuato ad interessare la nostra regione anche nelle ultime ore. Io dovrei essere in collegamento con Leonardo Ermini della Sala Operativa della Protezione Civile di Firenze. Ermini, buongiorno. Buongiorno. Allora, qual è la situazione? Perché si parlava insomma di alcuni danni. Il sindaco Maroncelli di Tavarnelle Val di Pesa insomma ha parlato di qualche allagamento soprattutto negli scantinati. Qual è la situazione? Sì, esatto. Nella giornata di lunedì si è verificato un evento con temporalesco, con precipitazioni di circa 60 mm in un'ora e mezzo e punte di 12-13 mm di altura nella zona di Savarnelle, che ha provocato degli allagamenti in scantinati, piani terreni e viabilità. Un po' quello che si era detto tra l'altro in mattinata quando ci siamo sentiti in relazione all'emissione del bollettino regionale. Purtroppo in questo periodo il nostro territorio è attraversato da questa tipologia di fenomeni che danno luogo a allagamenti localizzati. Niente di particolarmente significativo ai fini della salvaguardia delle persone o così, non ci stava niente di questo tipo. Si possono creare tuttavia problemi, e questo non ce lo dimentichiamo mai, nella viabilità laddove si attraversano sottopassi stradali e ferroviari. Ecco, su quelli bisogna sempre prestare ovviamente molta attenzione. Sì, esatto. Che evolversi è previsto per le prossime ore? Anche per le prossime ore siamo ancora in attesa dell'eventuale emissione di una sintesi delle criticità, ma alcune precipitazioni a carattere temporalesco sono previste anche per la giornata di domani, non tanto sul territorio della città metropolitana, ma sulla parte più meridionale e costiera della regione toscana. Vediamo un po', ecco, anche nelle prossime ore comunque continueremo il monitoraggio della situazione per vedere se eventualmente ci possono essere interessamenti nel nostro territorio. Io ringrazio Leonardo Ermini, responsabile della Sala Operativa della Protezione Civile di Firenze, a cui auguro ovviamente un buon lavoro. Lasciamo come sempre il nostro canale come di consuetudine aperto per appunto ulteriori eventuali aggiornamenti. Torniamo in questo caso nel Mugello, restiamo in provincia di Firenze. Un confronto in alcuni frangenti serrato ma sempre sereno, così è stato definito l'incontro che si è svolto ieri pomeriggio all'Unione Montana dei Comuni del Mugello tra la rappresentanza del Comitato contro la centrale a biomasse di Petrone e alcuni sindaci, tra cui quello di Dicomano, quello di Barberino, Marradi, ancora Palazzuolo e Vicchio. Se i rappresentanti del Comitato hanno illustrato e ribadito la posizione di contrarietà al progetto di impianto fornendo dati e documentazione, i sindaci hanno sottolineato che amministrazioni pubbliche, locali e cittadini sono dalla stessa parte, che è auspicabile proseguire un dialogo aperto nel reciproco rispetto. Senza entrare nel merito, dicono, delle procedure autorizzative rilasciate in fase di rilascio, si è poi precisato che l'Unione dei Comuni sulla questione ha assunto una serie di impegni con la mozione approvata all'unanimità dal Consiglio nella seduta del fine di maggio. In particolare, con la mozione il Consiglio ha impegnato Presidente Giunta a pretendere da Bioenergy Renovo SpA un dettagliato piano di approvvigionamento delle biomasse in un tempo ragionevole, a prescrivere a Bioenergy Renovo una fase di autorizzazione dell'AUA, un'analisi dello stato di salute dell'aria prima dell'inizio dell'attività, come già chiesto il 9 maggio, oltre ad ottenere dall'osservatorio Ebionet dell'Università, in collaborazione con la struttura tecnica dell'Unione, una simulazione ufficiale relativa proprio all'impatto, all'impianto ipotizzato a Petrona, o comunque uno studio specifico che spieghi le ricadute di questo progetto. Insomma, sono state ribadite ovviamente le posizioni delle relative parti, amministrazione da una parte e comitato dall'altra. Andiamo a parlare del rapporto di Banca Italia, perché secondo il rapporto 2014 l'economia
l'economia regionale della Toscana sta reggendo meglio alla crisi rispetto a quella di altre zone dell'Italia, merito anche di alcune manifatture tradizionali che trainano appunto l'economia toscana. Il dato più significativo sembra sia che gli imprenditori hanno ricominciato comunque ad investire nelle proprie aziende, in particolare nell'industria. Infatti, se fino al 2011 il crollo degli investimenti aveva fatto registrare un meno 3,4% ogni anno, da un paio d'anni la caduta si è arrestata. Tra la fine del 2014 e l'inizio del 2015 si è registrato un rialzo del 12% circa. Vediamo comunque tutti i dettagli e anche le dichiarazioni di chi ha poi riportato lo studio in questo servizio. Cauto ottimismo. È questa la parola d'ordine dei tecnici della Banca d'Italia impegnati nella redazione del rapporto sulla congiuntura economica 2014 in Toscana. Cauto ottimismo per i deboli segnali di ripresa che si sono registrati già l'anno scorso e si stanno confermando nel 2015. Se è vero che la crisi dell'edilizia rimane endemica, altrettanto si può dire del contributo delle esportazioni all'economia toscana, con la contrazione del mercato russo, meno 14,8%, ampiamente compensata dal più 21% di quello statunitense. La novità della fine dell'anno e dell'inizio del 2015 è il ritorno un po' della domanda interna, che è visibile sia negli acquisti di beni durevoli come le auto, come i mobili, sia nel turismo, per esempio. A determinare la miglior tenuta della Toscana di fronte alla crisi rispetto al resto d'Italia è la presenza dei distretti industriali. Dall'oro ad Arezzo, alla carta in Lucchesia, alla moda nel Fiorentino, i distretti, che assorbono quasi un lavoratore su due in Toscana, non sono spariti come è accaduto invece nel resto del paese. Non solo, sia gli imprenditori che le banche hanno cominciato a investire e a elargire credito, specie nell'industria, ma la quantità di liquidità reimmessa in circolo sarebbe maggiore se non fossero così tanti i cattivi pagatori che non rimborsano, cioè i prestiti ottenuti. Senz'altro dovremo, rispetto al passato, trovare un regime in cui le imprese si finanziano non soltanto con le banche, ma anche direttamente attraverso i mercati o con altri intermediari. Infine, le note dolenti. Il tasso di disoccupazione giovanile supera il 25% e quello delle aziende fallite nel corso del 2014 ha toccato quota 1%, la percentuale più alta d'Italia. E si è aperta ieri a Firenze l'88esima edizione di PT Uomo. Buone notizie per quanto riguarda la moda in Toscana, in particolare PT, perché il ministro intervenuto ha detto chiaro e tondo che il governo ha intenzione di investire di più proprio su questa manifestazione. Il ministro dello sviluppo economico ha annunciato che destinerà una parte dei 45 milioni del piano per il Made in Italy allo sviluppo del settore moda, e quindi ci attesa anche per quanto riguarda un arrivo riguardante proprio Pitti. La preoccupazione principale degli imprenditori riuniti nel Salone dei 500 per l'inaugurazione di questa edizione si chiama ovviamente Russia, perché il blocco delle importazioni ha causato uno stop forte per quanto riguarda il settore moda, per cui la Russia era certamente un paese trainante. Vediamo il servizio. È un tappeto di coni colorati quello che accoglierà fino al 19 di giugno i 30.000 visitatori attesi alla Fortezza da Basso di Firenze per l'88esima edizione di PT Uomo. Migliaia di colori in risposta alla tonalità dominante nel paese se si guarda alla sua condizione economica, ovvero il chiaroscuro, come ha sottolineato il ministro dello sviluppo economico Federica Guidi durante la cerimonia di inaugurazione che si è tenuta nel Salone dei 500. Una manifestazione PT su cui il governo intende puntare sempre di più, pescando dai 45 milioni di euro messi in campo per la difesa del Made in Italy. Abbiamo, grazie anche naturalmente agli imprenditori, grazie alle associazioni di categoria, grazie a tutte le filiere, costruito un percorso che ha consentito di mantenere la centralità di questa manifestazione così importante a Firenze. Quindi Firenze è uno, e Pitti e Firenze è uno dei nostri fiori all'occhiello. Che naturalmente, quindi è possibile che arrivino altri fondi? Penso di sì. Per ora gli investimenti previsti sono 2 milioni e mezzo di euro su Firenze e 6 sulla moda milanese, ma la ripartizione potrebbe cambiare e si tratterebbe di oro colato per un settore che comunque nel 2014 ha galoppato, registrando un più 3,8% nei fatturati complessivi grazie soprattutto ai mercati esteri. È l'export quello che in questo momento dà i numeri positivi.
Nel 2014 siamo cresciuti del 3,8, per cui è arrivato al 54,7, per cui quasi il 55% dell'intero fatturato, che è di 52 miliardi per quanto riguarda il tessile abbigliamento. Il trend si sta confermando anche per quest'anno, nonostante la nota dolente del mercato russo. Il blocco alle importazioni deciso da Mosca entro fine anno finirà per pesare per circa 4 miliardi di euro sul valore complessivo delle esportazioni della moda uomo. Moda che va nella direzione indicata dai 1178 espositori della Fortezza, tra abiti con colori sgargianti, motivi floreali, cappelli e borse da uomo per contenere i sempre più numerosi accessori che ormai non sono solo le donne a portarsi dietro. Cambiamo ancora argomento, andiamo a Pontassieve, in particolare in una frazione delle Sieci, frazione che ha dovuto salutare, saluterà, ha salutato e saluterà ancora nei prossimi giorni la presenza di un nucleo importante di suore proprio sul territorio. Tutti i dettagli nel servizio. Era ancora la prima metà del Novecento, esattamente il 1941, quando la comunità di Sieci conosceva per la prima volta le suore della Carità, che lasciano il paese dopo ben 74 anni. L'asilo, infatti, al prossimo settembre sarà gestito da una cooperativa. E la comunità ha salutato con la messa nella chiesa di Remola alle ore 11 di ieri e poi con un pranzo conviviale le suore che da 7 decenni gestivano l'asilo parrocchiale, una struttura che ha visto crescere tante generazioni di siecesi e che per tutti questi anni sono state una presenza attiva e impegnata nella vita parrocchiale al servizio la comunità di Sieci. La scelta di lasciare il paese è stata presa dalla Madre Generale di Firenze e deriva dalla diminuzione costante delle vocazioni, in particolare per quest'ordine, e l'ormai età avanzata delle suore presenti che rientreranno nella casa madre in via Soziano a Firenze. Proprio per questo motivo ascoltiamo in collegamento telefonico l'assessore e vice sindaco di Pontassieve Filippo Pratesi per l'importanza formativa e sociale che le suore hanno avuto in questi 70 anni. C'è stata la messa, insomma, a Sieci, in cui c'è stato il saluto della parrocchia. Ho partecipato anch'io perché mi sembrava giusto, come dire, dare un segnale di d'affetto e di ringraziamento alle suore per questo lavoro fatto in questi 74 anni. La cittadinanza di Sieci l'è veramente grata. L'affetto delle persone di Sieci è stato importante, quindi noi come amministrazione ci siamo sentiti in dovere di ringraziarle personalmente, quindi lo facciamo pubblicamente e volentieri, perché è stato un contributo importante per tutta la comunità, quindi non solo per la parrocchia ma per tutta la comunità, che sicuramente ha tratto grandi benefici dal loro grande lavoro. Per fortuna, ecco, c'è stato l'impegno della Curia per riuscire a mantenere l'apertura dell'asilo, perché per un territorio è una ricchezza avere a Sieci due materne. E quindi siamo molto contenti di questo sforzo, ci auguriamo che su quel fronte si riescano a lavorare bene come è stato fatto finora. Ecco, ripeto, il nostro ringraziamento e la gratitudine ci sono e sono forti. E allora andiamo ancora a cambiare argomento, parliamo di Confcooperative, perché alla luce anche degli scandali che sono arrivati riguardanti le cooperative, la Confcooperative corre ai ripari e pensa ad un'iniziativa che ne certifichi la qualità, il servizio. L'attenzione sulle cooperative in questo periodo con l'inchiesta Mafia Capitale è altissima e proprio per distinguere le coop sane da quelle fasulle è partita una campagna nazionale promossa da Alleanza delle Cooperative a sostegno di una nuova legge contro il malaffare. L'obiettivo è quello di raggiungere entro novembre 50.000 firme a sostegno di una legge che preveda controlli più serrati e misure più severe per contrastare le imprese che utilizzano strumentalmente la forma giuridica della cooperazione, mentre perseguono in realtà finalità estranee a quelle mutualistiche. La raccolta firme è stata presentata stamani, dato che Confcooperative Firenze Prato si è attivata subito per dare il proprio contributo a una proposta di legge. A spiegarlo lo stesso presidente di Confcooperative Firenze Prato, Stefano Meli, la raccolta firme, ha detto, è un segnale importante che vogliamo dare in un momento delicato dove si rischia di confondere quelle che sono truffe vergognose che devono essere giustamente e duramente perseguite con una storia esaltante di impresa nata mettendo al centro l'affermazione del valore della persona umana. Non saranno i comportamenti criminali di qualcuno a danneggiare il lavoro di migliaia di persone che credono in quello che fanno. Andiamo a Firenze perché il sindaco di Firenze, Dario Nardella, ha parlato a margine di un incontro proprio al consiglio di amministrazione della Mercafir. Si è tornati a parlare ancora una volta di stadio, si è tornati a parlare ancora una volta di termini, si è tornato anche a parlare ancora una volta di scadenze. Il sindaco, di fronte al consiglio di amministrazione della Mercafir, i fornitori e alcuni soci, ha spiegato Nardella, ha formalmente comunicato due date.
ottobre 2015 come termine ultimo entro cui trovare una soluzione sui nuovi mercati e febbraio 2016 termine ultimo per avere il progetto definitivo su cui la Fiorentina sta già lavorando. Nardella ha dichiarato che il comune di Firenze convocherà i rappresentanti di Unipol per approfondire la questione della futura area Mercafir. Unipol ha presentato una memoria aggiuntiva al ricorso al TAR in cui sostiene di essere l'interlocutore principale per l'individuazione dell'area che dovrebbe ospitare un nuovo mercato. Di fronte a questa presa di posizione, io ho dato mandato agli uffici di convocare Unipol per chiarire quale sia la proposta della società in merito all'area in cui ritengono si possano trasferire i mercati. In un comunicato stampa, l'Assemblea degli azionisti di Mercafir ha confermato di aver condiviso il percorso di ricerca di un'area alternativa per il nuovo CAP presentato dal sindaco Nardella. Ne è emerso che dal bando pubblico recentemente concluso è risultata un'area parzialmente adeguata, ipotesi che verrà in ogni caso approfondita parallelamente. L'amministrazione comunale, sulla base delle proprie prerogative di legge, procederà con una ricerca diretta di altre aree. Il sindaco ha ribadito la priorità strategica del progetto del nuovo CAP, assicurando che non verrà tralasciata alcuna opzione percorribile, riporta ancora Toscana Media News, ferma restando la necessità di addivenire ad una decisione in tempi brevi che dia certezza sul futuro del progetto. A tal fine, dice Falchetti, è stata programmata l'assemblea della società nel prossimo mese di ottobre, quindi questo per quanto riguarda l'area Mercafir. Andiamo a Bagnarripoli, dove è stato messo a segno invece un furto da 50.000 euro, un ricco bottino per i malviventi che la notte scorsa hanno svaligiato un'azienda di abbigliamento di via di Compiobbi. 150 le borse trafugate per un valore di 50.000 euro. I ladri sono penetrati all'interno dell'impresa forzando una delle porte dello stabile. Durante il raid hanno forzato una cassaporta e portando via anche 4 orologi. Il valore del bottino, appunto, riportato e stimato è di circa 50.000 euro. Andiamo rapidamente a vedere invece qual è la situazione attuale del traffico e dei trasporti nella nostra regione. Una buona giornata dalla redazione di Muoversi in Toscana Info e da Giuditta Boeti. Iniziamo dall'autostrada A1 Bologna-Firenze per segnalare 2 km di coda a causa di un veicolo fermo tra Calenzano, Sesto Fiorentino e Barberino di Mugello in direzione Bologna. Ancora in A1, attenzione per personale su strada tra Arezzo e Valdarno in direzione Firenze. Operai a lavoro anche tra Calenzano, Sesto Fiorentino e Barberino di Mugello in direzione Bologna. Sulla 11 ancora traffico intenso in ingresso a Firenze tra Sesto Fiorentino e Firenze Veretola. Sul raccordo Siena Firenze cantieri allestiti tra Colle Valdelsa Nord e Poggi Bonzi in entrambi i sensi di marcia e tra San Casciano Nord e Firenze in Pruneta. Sulla statale 67 Tosco Romagnola senso unico alternato a causa di un cantiere tra Badia Ripoli e Le Sieci in entrambe le direzioni. Ed è tutto, buon viaggio! Andiamo rapidamente a Scandicci, dove hanno detto addio alle pratiche cartacee per le comunicazioni di inizio lavori all'interno del territorio comunale, ovvero per circa il 50% delle pratiche espletate dal settore edilizia del comune. La novità sarà presentata ai professionisti il prossimo 26 giugno durante un incontro organizzato dall'amministrazione comunale presso la saletta Rolando Cammilli nella sede della CNA in via 78 Reggimento Lupi di Toscana. Meno burocrazia vuol dire stare più vicini alle esigenze dei cittadini e di chi lavora. Avviamo il secondo livello del processo di semplificazione del settore edilizia, ovvero l'informatizzazione delle pratiche, a dirlo l'assessore all'edilizia e vice sindaco Andrea Giorgi, e lo facciamo con l'eliminazione del cartaceo dalle comunicazioni di inizio lavori che costituiscono la metà dell'attività dei nostri uffici. Intanto andiamo avanti con il primo livello della semplificazione del settore, ovvero la scansione, la digitalizzazione di tutte le pratiche storiche che così possono essere consultate online con un procedimento veloce, senza spreco di carta, tracciabile e fatto da casa. La digitalizzazione di tutti gli incartamenti richiede un impegno importante, ha detto ancora Giorgi, e sarà concluso entro l'anno. Le attività di sburocratizzazione delle procedure edilizie rientrano all'interno del progetto Edilizia Semplice Smart Edilizia, che oltre all'informatizzazione e alla digitalizzazione delle pratiche per le visure online ha introdotto anche altre importanti
importanti novità, come ad esempio l'utilizzo della posta elettronica certificata al posto delle raccomandate postali e la prenotazione telefonica dei ricevimenti degli uffici dell'edilizia al contact center. Queste forme di semplificazione portano, ha detto Giorgi, a importanti risparmi sia in di tempo che economici, sia per i cittadini che appunto proprio per i professionisti. Grazie all'edilizia semplice anche il lavoro dell'amministrazione sarà ottimizzato, dal momento che viene risparmiato il tempo per la ricerca negli spostamenti delle pratiche cartacee, che con la PEC non sono più necessari i messi per il trasporto fisico degli incartamenti tra i diversi enti. E andiamo a chiudere soltanto con una notizia di colore in qualche modo, perché in questo momento sono 26.000 gli studenti toscani alle prese con la maturità. Parleremo delle tracce, avremo qualche opinione anche nelle prossime edizioni del nostro TG e già anche domani all'interno di Studio TG in diretta come sempre su Teleiride dalle 12.30. Buona giornata.